Tra i 10 segreti di Medjugorje c'è il terribile settimo segreto, che in parte è stato cancellato grazie alle nostre preghiere, ma non completamente. Da un'intervista di Vika a Padre Livio. Riportiamo qui alcune parole e discorsi che si sono scambiati Padre Livio e Vika nell'anno 2006 in diretta su Radio Maria. Qualcosa di molto importante viene detto in questa intervista dalla veggente, come ad esempio il fatto che le apparizioni mariane continueranno anche dopo che tutti i sei veggenti avranno avuto i 10 segreti. In effetti, prima, in una conversazione precedente, la stessa veggente aveva detto che un veggente avrebbe avuto le apparizioni quotidiane fino al terzo segreto, ma successivamente la madre ha ottenuto da suo figlio di venire ogni giorno fino alla fine della prova. Ascoltiamo l'intervista. Padre Livio. Anche io ho imparato a vivere la giornata, nel senso che mi affido giorno dopo giorno al Signore, senza guardare troppo al futuro, ma facendo ogni giorno quel lavoro che devo fare. Una volta hai detto in una intervista che per quanto riguarda gli avvenimenti di Medjugorje siamo solo agli inizi, pensando a tutto quello che dovrà avvenire. Mi pare che abbiamo davanti a noi un momento della storia particolarmente impegnativo. Vika. La Madonna parla di un suo piano che si deve realizzare e che dobbiamo aiutarla con le nostre preghiere, anche ora. Ancora non ci ha rivelato nulla di questo suo piano. Padre Livio. Quello che comunque si sa è che ci sarà il tempo dei 10 segreti. Vika. Certo. Padre Livio, mi ha impressionato il fatto che i messaggi che rivolge alla parrocchia non parla mai dei 10 segreti. Vika, il fatto di contenuto nei segreti riguarda tutto il mondo, non ne parla perché evidentemente non è ancora il momento di parlarne a tutti. Lei darà un segno quando si potrà iniziare a parlarne, quando i tempi saranno maturi. Padre Livio, però noi logicamente pensiamo, dato che ormai la vicenda va avanti da 25 anni, che non può cominciare il tempo dei 10 segreti finché a te, a Maria e a Ivan non vi viene rivelato il decimo segreto. Perché l'ultima volta che è successo qualcosa qui a Medjugorje, da questo punto di vista, è stato nel 1998, quando è stato dato il decimo segreto a Jacob. Da allora sono passati 8 anni e non è successo ancora nulla. Vika, noi tre aspettiamo, io non ho mai chiesto nulla alla Madonna, non lo facciamo per paura, ma perché sappiamo che ha i suoi progetti e io devo fare quello che lei vuole. Padre Livio, mi ha però impressionato il fatto che quando il 25 giugno scorso è apparsa ad Ivanka, la Madonna le ha spiegato il settimo segreto. Quindi si tratta di un qualcosa di vero, di attuale. Vika. Certo che è vero. Padre Livio, la gente però pensa che con i 10 segreti sia coinvolta soltanto Miriana. Vika, no, siamo coinvolti tutti. L'unica differenza è che Miriana ha scelto Padre Peter per annunciare i segreti al mondo, ma ognuno di noi ha un suo compito. Padre Livio. Una volta la Madonna ha detto che dopo il terzo segreto ci sarà ancora uno di voi che avrà le apparizioni quotidiane. Sì, si tratta di uno di noi. Poi staremo a vedere chi è. Padre Livio, non si sa chi è? Vika, no. Padre Livio, ma si tratta di uno di voi tre o uno di voi sei? Vika, uno di noi tre. Padre Livio, però dopo il quarto segreto non ci sarà più nessuno ad avere le apparizioni quotidiane? Vika, vedremo. Padre Livio, dunque dopo il terzo segreto rimarrà un veggente tra quelli a cui ora continuano le apparizioni quotidiane? Vika, esatto, noi tre, io, Maria e Ivan, noi tre che conosciamo solo 9 dei 10 segreti. Ad uno di noi tre, poi vedremo chi rimarranno le apparizioni.
Padre Livio, anche dopo i segreti? Vica, anche dopo. Padre Livio, molto interessante. Non so se la gente si rende conto dell'importanza di questa affermazione. Vica, il terzo segreto riguarda il segno che la Madonna lascerà sulla montagna delle apparizioni, un segno che rimarrà per sempre. Un altro segreto è dato ad ognuno di noi veggenti e si tratta di un fatto personale. Il settimo segreto è invece stato in parte cancellato in seguito alle nostre preghiere, ma non completamente. E la Madonna vorrebbe che noi pregassimo ancora di più perché, mediante le nostre preghiere, possiamo modificare anche gli altri. Padre Livio, però tu hai detto che durante il tempo dei segreti ci sarà ancora uno di voi che avrà le apparizioni quotidiane. Questo che mi hai detto è molto importante perché significa che durante il tempo dei 10 segreti, un tempo sicuramente di prova, la Madonna rimarrà in mezzo a noi. Vica, sì, sì. Padre Livio, quindi potrà dare anche dei messaggi. Vica, certo. Padre Livio, questa è una grande grazia. Vica, sembra una sorpresa, ma la Madonna ha detto questo in modo chiaro. Padre Livio, io faccio questo in qualità di intervistatore perché io sono personalmente convinto che quando si verificheranno i 10 segreti io sarò già in paradiso. Vica, Padre Livio, tu non sai quante grazie la Madonna ha dato a te, perché sei stato pronto a rispondere in modo che la Madonna ha trovato una sua radio. Non sai quanto ti vuol bene e vedo che anche tu rispondi con tutto l'amore. Devi continuare a trasmettere questo tuo messaggio senza stancarti perché abbiamo ancora tanto da fare. Padre Livio, io invece penso che alla mia età i 10 segreti li vedrò dal paradiso ormai. Vica, no, carissimo fratello, non si sa mai a che età si lascerà questa terra. Io a questo non penso mai. Io sento dentro di me che si può fare ancora molto. Padre Livio, quindi niente pensione per me. Vica, no, la vita è bella, è noi che la complichiamo. Chi ama se stesso ama la vita, chi non ama se stesso non può amare niente.